Buonasera, ben arrivati a una nuova puntata tra libri e scrittori. Ci sono dei libri che ti sorprendono a volte perché ti trovi quasi a condividere delle situazioni, anche delle passioni, che così coincidono con quello dell'autore o dell'autrice in questo caso. La passione, per esempio, che ha unito e così ha fatto incontrare un lettore come me e la scrittrice che ospiteremo questa sera è l'amore per una regione, per un territorio che è la Val d'Ossola. E poi vabbè, anche il fatto che tutti quanti siamo chi di Pavia, chi dell'Oltrepò, insomma, ci sono un po' di cose in comune e quindi tutte queste cose rientrano nel libro, insomma, ce l'hanno fatto così diventare ancora più simpatico. Sto parlando del libro L'urlo delle stelle, che ho qui con me, e Elisa Contardi, che è qui con me anche lei, oltre al libro. Buonasera, Paolo. Ciao, ciao Elisa, ben arrivata. Senti, ho detto bene allora che questa passione per l'Ossola. Hai detto benissimo, benissimo. Io sono pavese di origine e sono ossolana di adozione. E in particolar modo sono molto legata alla Val Bognanco, dove si svolge, diciamo, la maggior parte del nuovo romanzo L'urlo delle stelle, dove il commissario Ascanio Greco si trova a dover appunto indagare su un omicidio avvenuto in Alta Val Bognanco al lago di Ragozza. No, però aspettiamo, aspetta di entrare nel libro, che ne abbiamo un po' di cosine. Elisa, ma da dove nasce questa passione per l'Ossola? La passione per l'Ossola nasce dalla mia infanzia, perché appunto la Val Bognanco è il luogo dove trascorrevo le mie vacanze da bambina e che mi è sempre rimasta nel cuore, quindi un po' come, diciamo, una mia seconda casa. E infatti poi 6 anni fa ho acquistato un piccolo appartamento in questa valle dove cerco di rifugiarmi appena posso nei weekend e che sono un luogo di grande ispirazione per me. Prima di arrivare poi a questo personaggio che hai creato e che qui vive la sua seconda avventura, sono andato un po' a guardare un po' indietro e non è proprio che hai cominciato a scrivere l'altro ieri, Elisa. No, sono quasi 20, 25 anni. 20, diciamo che il primo 20, romanzo ah, 20, ho iniziato a scriverlo nel 2001, poi ovviamente se è un hobby ci vuole un po' di tempo, un po' di esercizio, un po' di tante cose, e l'ho pubblicato nel 2004, che si intitolava L'amore che ritorna. L'amore che ritorna. E senti, poi ti sei confrontata anche con le poesie, forse all'inizio, forse è la cosa più Sì, semplice, no? all'inizio, però Più diciamo che semplice, la più mia. immediata, più naturale quasi confrontarsi. Certo, diciamo che il mio orientamento però è verso la narrativa, lo sento più mio. E poi questo, hai scoperto un po' l'amore per il mistero, per il giallo. Anche qui hai creato questo personaggio del quale poi parleremo e scopriremo, che ha già vissuto una sua avventura a Voghera, il Silenzio in Arcadia. Sì. Mi sembrava giusto fare ambientare il primo caso del commissario in Oltrepò, altrimenti diciamo che qualcuno mi ha già sgridato perché parlo sempre solo dell'Ossola. Infatti avevo scritto anche un altro romanzo, Il mistero della baita del Cervo Rosso, Ah, sempre ecco, era lì ambientato. che volevo anche arrivare. Quindi C'eravamo. sono partito dall'Oltrepò, la mia terra natale, dove il commissario Ascanio Greco ha svolto la sua prima indagine, prima di approdare al commissariato di Domodossola. Allora, lui arriva, questo Ascanio Greco mi arriva in questo nuovo commissariato, non fa tempo ad ambientarsi, non fa tempo a conoscere tutti i personaggi che gli ruotano intorno e si trova già un caso di omicidio da risolvere. Infatti. E un insegnante di liceo che viene trovato morto nelle acque del lago di Ragozza che non ha apparentemente dei nemici, è una persona che ha una vita apparentemente normale, quindi tranne il fatto di avere una moglie esotica, diciamo così, una moglie francese, sulla Una quale, giovane. insomma, una giovane moglie francese sulla quale ricadono immediatamente i sospetti, però poi le cose evolvono e non diciamo com'è che andranno avanti. Però Ascanio Greco si trova di fronte a questo caso. Chi è che è Ascanio Greco? Ascanio Greco è il commissario, appunto il protagonista,
È un personaggio, come si suol dire. Dal punto di vista professionale, viene definito come un ottimo commissario. Addirittura ho usato una metafora in Silenzio in Arcadia per descrivere un po' le sue attitudini professionali. Di lui si dice che risolva i casi ancora prima che i delitti vengano commessi. Mentre nella vita privata è un po' un disastro, ha un matrimonio fallito alle spalle, decisamente, ha un po' la menomea di essere un Don Giovanni, e così è. Ha un'ex moglie, appunto, un figlio adolescente di cui si è sempre un po' disinteressato, ma con cui vuole, negli ultimi due romanzi, diciamo, riallacciare i rapporti, perché comunque Ascanio è un uomo che è arrivato alla soglia dei 54 anni, fa un po' il bilancio della sua vita e quindi si pente un po' di tutti quegli errori che riguardano il suo passato e che vorrebbe, appunto, risolvere, oltre ai suoi casi. C'è una mia amica scrittrice che l'ha definito un po' un uomo irrisolto, ecco. È così, però non sbaglia, effettivamente ci calza abbastanza bene come definizione. Ma Elisa, hai pensato a qualcuno in particolare quando hai creato questo personaggio? No, ho cercato di renderlo il più reale possibile, perché ritengo, e questa è anche la mia esperienza personale, quando si legge un libro comunque si vuole trovare qualcosa della vita reale. Non è appunto un fantasy, quindi ho immaginato un uomo con i suoi limiti, con le sue virtù e appunto con i suoi limiti, quindi un personaggio che in cui tanti di noi potessero rispecchiarsi. Sì, e come altri personaggi, altri commissari, insomma, o altri protagonisti di romanzi gialli, anche Ascanio Greco ha le sue manie. Ne leggo un pezzo, vediamo un po' se riconosce anche il pezzettino. Dice: da tempo Greco aveva il sentore che sarebbe morto sul campo di battaglia, magari in una sparatoria durante un inseguimento. In suo onore avrebbero inaugurato un museo esponendo tutte le sue Moleskine in ordine di data, il suo giubbotto appeso a un manichino e pure la sua gilda. Sarebbe diventata famosa come l'auto bianca 112 su cui viaggiava il generale Dalla Chiesa, e senza poi dimenticare anche tutta la sua collezione di dischi in vinile di jazz. Quindi ce ne ha un po' di cosine, cioè gli hai creato addosso e gli hai cucito addosso un mondo tutto suo, vero? Certo, soprattutto Gilda, dobbiamo presentarla, la sua vecchia Volkswagen Golf Cabriolet Amaranto, di cui lui non vuole sbarazzarsi, è una macchina che ha già 25 anni e gli darà anche qualche problema nell'Urlo delle Stelle, e che lui considera quasi una persona. Infatti la sua prima preoccupazione quando arriva a Domodossola è che è una città fredda, dovrà montare degli antineve alla sua macchina, e soprattutto ha paura perché la mattina Gilda, quando fa freddo, quando piove, fa fatica ad accendersi. Quindi lui la considera proprio un personaggio. Poi ha le sue Moleskine. Per ogni indagine importante Greco tiene appunti, prende appunti su un'agendina. Appunti che solo lui sa decifrare, perché Ascanio ha una calligrafia terribile, e li conserva tutti in una scatola, e appunto a fine carriera vuole, chi lo sa, magari scrivere anche lui qualche libro e raccontare un po' delle sue avventure. E poi ha il suo inseparabile giubbotto di pelle nero, ormai sgualcito dal tempo, ma cui è affezionatissimo e di cui non vuole separarsi. Quindi è un personaggio con le sue, appunto, peculiarità. Sì, certo. Senti, c'è una traccia che ho notato in tutto il libro, che è una buona dose di ironia che permea un po' la situazione in generale, ma è anche lo stesso personaggio principale, lo stesso Ascanio Greco, sembra quasi non prendersi troppo sul serio, non sempre. È un po' questo che hai voluto creare? Sì, mi piace comunque mettere l'ironia un po' in tutte le cose della vita, perché secondo me non bisogna mai prendersi troppo sul serio. Infatti anche all'inizio, quando si scopre questo nuovo omicidio, sia tra gli uomini del suo staff, ma anche tra le persone che lo conoscono, sembra girare un po' questa voce che il commissario porta Iella, perché ovunque va succede un omicidio, arriva a Voghera, viene uccisa la manager, arriva a Domodossola, viene ucciso il professore, anche se non è vero, perché lui si giustifica dicendo che è il lavoro che si è scelto, e quindi sono dicerie, via. Sì, stavi parlando del suo staff. Effettivamente ci sono dei personaggi che lo contornano, che gli fanno un po' da corollario. Possa, Holzer,
Cosa mi dici di questi personaggi? Ma ogni collega di posta ho voluto dargli delle caratteristiche diverse. C'è il povero agente Pascale, che lui nomina agente palla perché è molto robusto e da quando è stato lasciato dalla moglie mangia sempre di più. Ma il personaggio clou, diciamo, della storia è anche l'ispettore Anna Neri, il suo Anna braccio Neri. destro, di cui Greco poco a poco, dobbiamo svelarlo, si innamora. E nella prossima storia vedremo un po' se riuscirà a combinare qualcosa, a far innamorare l'algida collega, come lui definisce. Perché questo è un po' adesso il filone, l'hai preso e mi vai avanti a raccontare, hai già in mente un'altra storia. Certo. Adesso Dove Greco. Sempre la Domodossola, posizioniamo? però. Certo, sempre lì, per adesso lo teniamo lì perché altrimenti troppi trasferimenti poi confondono un po' il lettore. Quindi per adesso rimane Questo Domodossola. è Questa è Piazza Mercato, una bellissima, bellissimo centro di Domodossola, Piazza Mercato che viene descritta più volte all'interno del romanzo. Senti, cambio un attimo registro, ti faccio una domanda che è quasi una provocazione. Volevo farti tornare a Voghera con tutte le cose che sono successe a Voghera in questi ultimi tempi, sicuramente meno ironiche rispetto a quello che, insomma, che accadono nei tuoi romanzi. Non ti è venuta in mente, non ti ha ispirato questi fatti di cronaca cupi, un noir? No, sinceramente questi fatti di cronaca no, mi astengo da esprimere giudizi. No, questo fatto, diciamo che non mi piace ambientare le mie storie su fatti troppo diretti, quindi come questo di Voghera, per ora no, per ora no. Poi un domani chi lo sa, ma per ora no. Magari prendendo un po' le distanze dal tempo e dalla Magari sì, perché è un situazione. fatto molto spiacevole, è ancora aperto, quindi non voglio raccontare nulla di questa storia, di questa triste storia. Allora divertiamoci con L'Urlo delle Stelle, è il nuovo romanzo di Elisa Contardi. Grazie Elisa, ci siamo divertiti a leggerlo e a passare qualche giornata in Val d'Ossola, in Val Bugnanco per la precisione. La foto di copertina, la foto del lago, e ho mandato in missione a un mio amico fotografo, Salvatore Medau, che ha trascorso lì una notte in tenda proprio per farmi la copertina del romanzo. Quindi è tutto vero quel libro lì, tante cose inventate, ma anche tante le descrizioni dei luoghi sono proprio reali. Ecco, quello è il lago di Ragozza visto dall'alto. Bello. Grazie Elisa, grazie tante e Grazie ci sentiamo alla prossima avventura di Ascanio. a te, Piazza. Certo, al prossimo romanzo. Grazie mille, buona serata. Ciao, alla prossima! Ciao, ciao.